Rieccomi tornata con un nuovo video creativo. Oggi andremo a fare insieme questa tortina portacaramelle con il DAS. Spero tanto che questo progetto creativo vi piaccia e vi intrattenga. Per realizzare questa tortina ci servirà una scatola, e uso questa di un vecchio cellulare, del DAS, un cutter, un matterello e dei colori acrilici per colorare. Iniziamo a stendere il DAS in una maniera non troppo sottile e non troppo spessa. Iniziamo a prendere il contorno della scatola e a coprirla totalmente con il DAS, sia sotto che ai lati, quindi ai bordi. Facciamo aderire molto bene il DAS ai bordi, unisco il DAS, tra di loro sfumando i bordi. Con uno stuzzicadenti oppure con uno spazzolino vecchio vado a fare la texture della torta. Prendiamo un foglio di carta argentata e lo poggiamo sulla scatolina in modo da creare tipo un coperchio e stendiamo un'altra sfoglia di DAS e facciamo come se fosse la glassa, gli diamo una sembianza di una glassa e ritagliamo i bordi in maniera ondulata. Dopo aver fatto ciò, andiamo ad appoggiarlo sul foglio di carta argentata in modo da far prendere la forma del coperchio. Adesso, sempre con il DAS, facciamo la fragolina. Facciamo i puntini sulla fragolina, sempre con uno stuzzicadenti. E le foglioline, sempre con il DAS, facciamo questa forma a goccia, ne facciamo 4 e le poggiamo sulla fragolina stessa, facendole aderire molto bene. Facciamo asciugare tutto quello che abbiamo ottenuto per almeno 24 ore. Dopo che si è tutto asciugato, secco e bello duro, andiamo a pitturare con gli acrilici o le tempere. Iniziamo con la tortina facendo un mix di acrilici giallo e bianco. Facciamo più passate perché il DAS, in questo caso il mio, è scuro, ma voi potete usare quello chiaro perché avevo solo questo, altrimenti si vedrà il colore del DAS sotto. Fate più passate finché il colore del DAS non si veda più. Ovviamente lasciamo poi asciugare. Coloriamo anche la fragolina, le foglioline le facciamo verdi e la fragolina ovviamente voi potete farla sia rosa che rossa, io in questo caso la vado a fare rossa. La glassa la potete colorare del colore che volete, io in questo caso la faccio rosa, ma voi potete farla benissimo marrone, bianca, come più vi piace. Ovviamente lasciamo asciugare il tutto. Dopo che si è tutto asciugato, andiamo a foderare l'interno della nostra tortina con del feltro giallo. Prendo le misure, taglio e vado ad attaccare questo pezzo all'interno con della colla forte. Lo vado a fare per tutti i bordi. Ricoperto la mia scatolina, poggio il coperchio su e vado ad attaccare al centro con dell'attac la fragolina.
Potete tenere anche così la vostra scatola, ma io cosa faccio? Prendo una sac à poche, vado a mettere il tubicino per far fare il ciuffetto di panna e riempio la mia sac à poche con del silicone bianco. Vado a fare questi ciuffettini di panna sulla mia scatolina. Potete farne 4, potete farne quanti ne volete. Vado a mettere poi sui ciuffetti di panna questi glitterini, ma voi potete usare anche delle perline colorate per abbellirla di più. Mi piaceva l'idea. Ragazzi, ecco qua la nostra scatolina completata. Spero tanto che questo progetto creativo vi sia piaciuto. Questa torta mi fa venire una fame incredibile. Se volete lasciate un commento sotto, un mi piace. Vi voglio sempre tanto bene, cuoricini pucciosi. Vi mando un bacio e un abbraccio e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Bye bye!